sgorgato dal cuore traboccante di riconoscenza di San Paolo. Questi, volgendo lo sguardo al suo passato, ricorda di essere stato un bestemmiatore, un persecutore, un violento, e confessa con umile e commossa riconoscenza che Gesù ha voluto dimostrare in me per primo tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in Lui. Soprattutto, però, le tre parabole raccontate oggi da Gesù nel Vangelo, che sono tra le più belle e commoventi di tutto il Vangelo, mettono in risalto la profondità e la grandezza del mistero della Divina Misericordia. Perché Gesù ha raccontato queste parabole? Lo dice il Vangelo di oggi. Si avvicinarono a Gesù pubblicani e peccatori per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Gesù allora racconta le parabole per rispondere allo scandalo, scandalo della bontà di Dio. La prima parabola presenta Dio come un pastore che cerca le pecore, la pecora uscita dall'ovile, la pecora volutamente sfuggita alle sue premure. È un'immagine straordinaria. Diceva Paolo VI, il peccato, la fuga sempre che accenda, sembra che accende in Dio una fiamma di più intenso amore, un desiderio di riaverci, di reinserirci nel suo piano di salvezza. Dio si presenta come pastore che cerca. A Lui, a noi, sembra quasi umiliante, eppure così. Bisogna davvero dire che la realtà di Dio è infinitamente più bella di quanto noi riusciamo anche solo a immaginarla. Ma c'è di più. La seconda parabola presenta Dio nell'immagine di una donna angustiata per aver perso il tesoro che nascondeva in casa. Gesù fa intendere chiaramente che l'uomo è il tesoro di Dio, che Dio non si rassegna facilmente a perdere l'uomo, che Dio farà sempre di tutto per salvarlo. La terza parabola è il vertice del Vangelo. Un padre aveva due figli, uno decise di andar via di casa. Volle in anticipo la parte di patrimonio che gli spettava, commettendo così un gesto di arroganza e di disprezzo verso il padre. Il padre in pratica gli disse: «Tu non conti niente per me conta solo il tuo denaro, dammelo». Il padre non lo contesta perché l'amore non si può imporre, ma soltanto proporre. Ricordiamocelo sempre, Dio non blocca mai la libertà dell'uomo. E il figlio esce di casa, questo figlio è l'uomo, capace di allontanarsi da Dio. E quel padre è Dio che, pur rispettando la libertà del figlio, continua ad amarlo. Il figlio va a divertirsi, va a sperperare i sudori del padre, consuma fino in fondo la follia del suo gesto. È il mistero del peccato. Ma il denaro termina, cioè il peccato delude. Il figlio perde gli amici, perde anche l'arroganza e prova la fame. Si sta male lontano da Dio. La vita è amara senza il padre. La terra è insopportabile senza il cielo. Il figlio prova il dolore, l'umiliazione, il disprezzo, va a pascolare i porci. Per la mentalità dell'ebreo era la più abietta condizione. Ma ecco la novità. Quel figlio comincia a capire ciò che ha fatto. Ripensa a ciò che ha perso e decide: tornerò a casa e chiederò di fare il servo. Qui accade l'incredibile, l'impensabile. Accade qualcosa che non riusciamo a capire e a spiegare. Il padre sta aspettando il figlio. Lo vede finalmente da lontano. Gli corre incontro, l'abbraccia e fa festa. Ma come? È il peccato, è l'offesa. Tutto è dimenticato. Dio fa festa. Dio è così.
Noi non riusciamo a capirlo. Si capisce Dio solo quando si comincia a vivere la sua bontà e la sua misericordia. La parabola del figlio prodigo ci insegna che l'uomo non può rimanere insensibile davanti al mistero della divina misericordia. Se è vero che Dio offre sempre il suo perdono all'uomo, è anche vero però che l'uomo si metta nelle giuste disposizioni per poterlo ricevere, ossia che si penta umilmente e sinceramente dei peccati commessi e abbia un vivo desiderio di cambiare vita. Difatti, secondo l'insegnamento della parabola, il padre, l'amore del padre, che attendeva impaziente di riabbracciare il figlio, non sarebbe bastato se questi non fosse tornato a casa con il cuore contrito. La salvezza esige quindi la nostra collaborazione. Se abbiamo peccato, possiamo ritornare sempre tra le braccia della divina misericordia, ma dobbiamo essere veramente pentiti e desiderosi di iniziare una vita nuova in Cristo, con l'impegno costante di allontanare da noi la terribile realtà del peccato. Sia lodato Gesù Cristo.